Frazione Pasquaro Viva oggi per la castagnata tradizionale a scopo benefico? Sì, a scopo benefico per il ragazzino di Quarnier, Loris. Cerchiamo di aiutarlo tutti insieme per poter farlo sorridere per il suo problema grosso che ha alla gamba, che deve fare l'intervento in California e gli servono dei soldi, allora noi cerchiamo di aiutarlo qua a Pasquaro tutti insieme. Tante castagne, dolci, vin brûlé. Sì, a go go, come si dice. Ci siamo impegnati in questi giorni, mi sono impegnato più che altro perché ho avuto non tanto aiuto, come pensavo. Invece la gente oramai pensa solo più a mangiare. E poi trovo che i giovani si sono distaccati un casino, non hanno quella voglia di fare. Una bella festa, anche musica? Sì, ci sono un bel gruppo che è venuto a suonare. Ho visto che ha suonato quando hanno fatto l'inaugurazione qua al negozio, qua da Rovetto, qua a Pasquaro. Allora gli ho chiesto a lei se poteva invitarli e l'ha chiamati e sta uscendo una bella festa. Speriamo che vada bene fino alla fine. Quante castagne state facendo andare o avete in previsione di far andare? Ne ho comprate 125 kg e spero che... Ma sto vedendo che stanno andando abbastanza. Spero di farle bruciacchiare tutte. Colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano per fare questa castagnata e tutti coloro che sono venuti ad aiutare questo ragazzo Loris mettendo delle offerte.